Lunedì ragazzi, iniziamo col botto, già sveglio dalle 7 della mattina, miseria, ladra, perché purtroppo, non lo so, io dormo le mie 6 ore canoniche e poi più di lì non, per qualche ragione non ce la faccio. E tu dici, ah che bello, almeno cioè, il tuo corpo è riposato, così, no, non sono per niente riposato, sono stanco morto, ma mi sveglio e che cazzeggio, ha detto. In tutto questo, ieri mi sono messo anche il piumone sopra perché sta arrivando il freddino, adesso ci sono 16 gradi, quindi non il massimo. E niente, oggi lunedì, come sapete, giornata infernale, sia dal punto di vista lavorativo come ingegnere, che soprattutto come videomaker, perché oggi ricevo tutte le clips dal canale YouTube americano che devo editare, mi ci vogliono di solito quelle 3 orette canoniche, probabilmente questa volta anche di più, perché purtroppo il canale è formato da due host, padre e figlio, che parlano di rinnovabilità e tutti questi argomenti molto hot. Purtroppo il figlio è in ferie, quindi lui ha pre-registrato delle clip e quindi dovrò tipo piazzarlo a caso nel video per fare questo editing come se fosse lì presente, ma in verità non esiste. E long story short, mi dovrebbe richiedere più tempo del previsto questa cosa. Poi in tutto questo oggi mi piacerebbe andare in palestra, infatti mi sono già messo nella macchina la borsa della palestra, vediamo se riusciamo a fare pure quello. E in tutto questo ieri non sono andato a fare il metano purtroppo, quindi oggi devo fare un bel po' di cose. Mi sa che dopo il lavoro potrei andare diretto in palestra, stare lì un'oretta, non ho tanto tempo purtroppo, perché il tempo di tornare a casa, andare in palestra, bribim barabam e poi andare a fare il metano, finirò metti per le 7:30, 8 e dopo da lì devo iniziare a spingere di cattiveria. E tutti stanchi, nulla funziona e anche mi sa il distributore qua è impazzito, dice no, è lunedì per me pure e quindi non voglio andare, abbiamo tutti i neuroni spenti, le sinapsi che non connettono. Niente ragazzi, noi ci aggiorniamo dopo. Niente ragazzi, oggi dopo lavoro non sono riuscito a fare video perché sono finito a casa a editare, come voi ben sapete lunedì è infernale per me e quindi ora ho deciso di farmi una mini passeggiatina un po' per placare gli animi e insomma un po' di movimento, anche perché oggi durante il pausa pranzo mi sono fatto 2 volte il giro dell'edificio, cioè più di 1,5 km di roba e adesso continuo, non si smette mai. Sono riuscito a editare abbastanza presto il video e ho anche ricevuto i complimenti dall'editor master. Mi fa tipo, vorrei utilizzare il tuo video come esempio per gli altri editor. Io, bro, fai quello che devi. Comunque niente, ora siamo in Piazza Erbe. Proseguiamo con questa mini passeggiatina. Che poi sono venuto tipo qua in motorino, quindi non pensate che sia come al solito che mi faccio quella mezz'ora, 20 minuti per arrivare qua. E 5 minuti, giro in centro, tranquillo, energico e si prosegue. Stasera c'è anche abbastanza freddino, infatti dopo come al solito ve lo dico mi devo fare la tisana perché sennò non si riesce a proseguire. Mamma mia, si muore. Però insomma la vista non è per niente male. Di solito qua ci sono parcheggiate Porsche o macchinoni e adesso invece siamo un pochino più umili. Niente ragazzi, ci aggiorniamo dopo, proseguo. Appunto, quello sono 9:30, fantastico. Ragazzi, siamo tornati a casa dopo una lunga passeggiata, ora è l'una di notte, io devo andare assolutamente a letto, così vedete anche sta videocamerina, perché effettivamente mi sa che non avevate mai visto un POV. Comunque questo è quello che vedo io quando faccio video e io ragazzi vi invito, infatti se vi faccio così vedete che mi segue la faccia, che carino. Io ragazzi vi invito a mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ricordatevi che il Dio algoritmo si sfama delle interazioni che avete sotto questi video e quindi se volete continuare a supportarmi fatelo in modo esplicito, diretto, non basta solo pensarci, bisogna agire. Noi ragazzi ci vediamo domani per il prossimo video alle 11, mi raccomando, vi guardo.